Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. In questa diretta parlo di argomenti che possono essere più o meno interessanti e poi per chi volesse approfondire possiamo continuare a chiacchierare il negozio da me in via Raiero II al numero 12 oppure la sera, il giovedì sera, in negozio da me sempre dalle 20 alle 21. C'è la possibilità di fare delle piccole riunioni dove approfondiamo poi le varie tematiche. Ieri pomeriggio, insieme ai volontari che ringrazio, abbiamo trasportato col percorso inverso le opere di Antonio Randazzo dall'ipogeo del Duomo, le abbiamo riportate presso la sua sede in via Scilla 29. Il sogno è quello di realizzare un giorno un museo polifunzionale che abbia come oggetto ovviamente Siracusa, all'interno del quale trovino spazio, mostra, vitalità le opere dell'ingegno siracusano. In questo caso parlo di Antonio Randazzo, ma via via ci piacerebbe provare ad ospitare anche altre cose. Siamo alla ricerca di un basso, quindi se ci sono persone che hanno dei bassi e vogliono provare ad affittarcelo, siamo disponibili, siamo alla ricerca in questo momento di una sede. Proveremo nel tempo a fare anche delle richieste ai vari enti, proveremo a concorrere all'affidamento di qualche bene sottratto alla mafia. Vediamo un pochettino. L'indirizzo è questo, vogliamo portare avanti questo obiettivo. Abbiamo anche dei progetti in essere non indifferenti, dove ad esempio siamo alla ricerca di altre associazioni che vogliono insieme a noi a provare ad attivare dei percorsi. Quindi scrivetemi in privato e ne parliamo con vero piacere. Prossimi appuntamenti domani, sabato 20, è prevista l'esecuzione di un evento che periodicamente facciamo il sabato pomeriggio alla pista ciclabile Rossana Maiorca. Alle ore 15 c'è una sessione di yoga con Maria e Davide di Holistic Zone. In realtà c'è un grande punto interrogativo. Dovete sapere che io, tra le tante cose di cui mi occupo, faccio anche un servizio di prenotazione per quelle persone che non hanno carte di credito e vogliono magari usufruire dei servizi tramite me, appunto acquistato per un mio cliente dei biglietti per una famosa attrazione locale siciliana. Però questa attività domani, domenica e lunedì rimarrà chiusa, mi hanno messo appositamente il posto per maltempo, quindi evidentemente già loro sanno qualche cosa. Sicuramente nella giornata di oggi usciranno i bollettini medico della Protezione Civile e vi terrò informati. Per chi volesse ricevere le nostre informazioni è molto semplice farlo, basta mandare un messaggio WhatsApp una sola volta al 347 10 97 484 con la scritta info on. Riceverete i messaggi del nostro volontariato civico, riceverete ogni mattina i miei video e quando ci sono appunto anche delle allerte cerchiamo di maniera tempestiva di entrare nei vostri smartphone. Stamattina sul mio profilo Facebook ho pubblicato un'iniziativa che in fin dei conti è quella di controllo da parte dei dermatologi italiani dei propri nei. Dovete sapere che controllare i nei è molto importante anche perché spesso i nei sono sintomo di malattie gravi e quindi bisogna fare questo tipo di prevenzione. C'è una campagna gratuita nazionale con delle strutture anche locali importanti, parlo dell'Università di Catania ad esempio, sono rimasti dei posti liberi per la giornata di domani, sabato 20, e per la giornata di sabato 27 maggio. Oppure per chi non può spostarsi ci sono delle sessioni online di 15 minuti, ci sono dei dottori dermatologi che gratuitamente mettono a disposizione i loro servizi per questo consulto. Per chi volesse, mi mandate un messaggio e io vi giro il link, anziché facciamo in modo che sia un servizio che venga utilizzato da chi ha necessità. Ecco perché questa volta, per la prima volta, io generalmente pubblico direttamente link e via, per
preferisco, tra virgolette, fare selezione e dare alle persone che me lo chiedono l'opportunità di farlo, più che altro per evitare che poi, come è successo in passato per altre campagne che ho portato avanti, poi persone prenotavano e poi non si recavano a fare la visita. Questa è una cosa molto brutta, perché la tua prenotazione preclude l'accesso ad altre persone che possono essere invece veramente interessate. Non voglio fare esempi, non voglio fare polemiche, ma in passato è stato così. Quindi, se siete interessati ad andare fisicamente a Catania gratuitamente, accedere a queste strutture piuttosto che fare dei consulti online, mi mandate il link, perché i posti sono limitati, ok? Pardon, mi mandate un messaggio e io vi giro il link direttamente. Non faccio selezione, nel senso se mi piace o non mi piace, ti mando il link perché vedo che sei interessato. Ok, vabbè, poi le informazioni che somministriamo tramite la nostra messaggistica WhatsApp spaziano su tantissime cose. Ieri una signora mi ha chiesto come mai a Belvedere non avevano l'acqua, e allora abbiamo girato l'informazione giusta. E un'altra persona ieri mi ha chiesto se erano partiti buoni spesa. No, non ci sono buoni spesa in questa città da 2 anni. Troveremo altre soluzioni con la prossima amministrazione comunale. Con questa attuale amministrazione comunale negli ultimi anni non è riuscito a risolvere nessuno dei problemi atavici di questa città, uno tra tutti gli abbandoni di rifiuti. Ieri ho ricevuto una dozzina di messaggi di segnalazione di abbandono di rifiuti. Ovviamente non posso rispondere a tutte, bisognerà trovare delle soluzioni. Purtroppo l'attuale amministrazione è stata complice di un meccanismo di abbandono, non ha voluto intervenire, non ha voluto utilizzare queste famose trappole, fototrappole, videocamere comprate, o comunque se le ha comprate probabilmente ancora sono nei cassetti, o non so che fine abbiano fatto, perché in realtà io sul sito del comune di Siracusa non trovo nulla. Ogni tanto qualche spot elettorale, ma poi il problema rimane che ogni angolo della borgata è diventato una mina di scarica. Vogliamo parlare di buche, ma manca a parlare. In questo momento in questa città c'è una criticità di circa 2000 buche da mettere in sicurezza, e non ci sono strumenti. C'era il nostro volontariato civico e l'attuale amministrazione ha deciso di bloccarlo senza nessuna valida motivazione. Aspettiamo i prossimi e cerchiamo di intervenire insieme a loro. Vogliamo parlare di deiezioni canine, vogliamo parlare di erbacce sui marciapiedi. Penso che l'attuale situazione di questa città sia sotto gli occhi di tutti, quindi non ha nessun tipo di senso votare chi ha amministrato male in questa città. Votiamo qualcuno che magari abbia messo qualcosa delle nostre pillole del programma. Io voglio citare 3 nomi che sono nell'ordine: Messina, Mangiafigo, Bandiera. Sono gli unici 3 che si sono spesi o comunque qualcosa è stato fatto nei loro programmi per le nostre pillole di programma, che in un modo o nell'altro hanno ricepito. Gli altri, se hanno magari da aggiungere qualche cosa, vogliono dirci no, ma veramente se anche noi vogliamo, io sono disponibile a citarli, ma sin qui ho visto poco o nulla davvero. Vabbè, me ne vado a lavorare, ma prima vi dico il codice stazione di oggi, che è 8085. Potete vincere lunedì sera alle 20.30, ci sarà l'estrazione di una pomata balsamo all'eucaliptolo per gli amici animali, gli amici a 4 zampe. Serve per i polpastrelli, per non farli seccare. Un valore commerciale intorno ai 20 euro. Messa a disposizione dal nostro sponsor, ecco, un mio partner commerciale che si chiama Laga. Va bene, me ne vado a lavorare. Ieri abbiamo fatto mostra delle nuove pettorine. Vi ricordo che il nostro è puro volontariato civico. Per chi volesse fare una piccola donazione, potete utilizzare uno dei nostri strumenti, potete utilizzare anche l'urna che c'è in negozio da me e fare una piccola donazione. Noi siamo una delle poche associazioni che realmente si sostiene solo con le donazioni da parte dei cittadini. Qualcuno fa menzogna quando dice qualcosa del genere, anche perché poi io periodicamente pubblico come queste associazioni finte prendono soldi pubblici da parte del comune o da altri enti, per cui evitate, non vi fate abbindolare da chi vi chiede soldi dicendo, piangendo che non hanno come fare, perché poi in realtà prendono soldi pubblici.
La nostra è una delle poche associazioni, non dico l'unica, che va avanti solo grazie alle donazioni dei nostri concittadini. Va bene, me ne vado a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti a Salvo Russo. Ciao.